Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo come cambiare il colore degli occhi con GIMP. Si va su File, Apri e si apre una immagine. Si va su Converti come sempre vi ho detto. Questa è l'immagine. Si può zoomare tenendo premuto il Ctrl e poi la rotellina del mouse in modo da avere gli occhi in primo piano. Si può avere un solo occhio in primo piano questo modo così per la poterci lavorare meglio chiaramente poi si deve aggiungere un livello quindi si va nel pannello dei livelli e si va sul duplica livello qui si crea un duplicato il livello originale chiamiamolo ci si fa un sopra doppio clic e si chiama originale tanto per avere un'idea poi si fa un doppio clic sul livello copiato e si chiama occhi colorati e si clicca esternamente così almeno sappiamo a che cosa si riferiscono seleziona il livello sovrastante e adesso si va negli strumenti si seleziona lo strumento selezione ellittico ellittica si clicca sopra che chiaramente è il più adatto per selezionare un occhio tu hai selezionato si mette la spunta qua a espandi dal centro mettere anche fisso per avere una circonferenza proprio un cerchio perfetto se avendo messo espandito al centro si porta il, al centro dell'occhio il mouse e si espande così si prende tutto l'occhio poi si può agire sulle varie maniglie per adattarlo meglio a questo punto, come vedete, però c'è una parte, parte sovrastante che è selezionata, anche se non dovrebbe essere selezionata perché è coperta appunto dalla ciglia. Come si fa per des deselezionarla? Si va, si clicca su questo strumento che si chiama strumento selezione a mano libera. Dopo averci cliccato, si va, come vedete qui ci sono quattro opzioni, rimpiazza la selezione corrente che non ci interessa, aggiunge la selezione corrente che non ci interessa, Sottrae la di corrente, che è proprio quella che ci interessa. Eventualmente andiamo sullo Ctrl zoom per aumentare ancora lo zoom. E adesso dobbiamo fare una selezione per toglierla e non per aggiungerla, come abbiamo impostato qua Quindi si seleziona a mano libera questa parte in alto della sopracciglia, non occorre neppure essere tanto precisi. Si torna al punto iniziale. A questo punto si va su invio per applicare la selezione, poi si può togliere anche un po' qui, come vedete, va un po' fuori dall'iride. Poi si torna indietro, torna al punto iniziale, si va su invio. E a questo punto, la selezione del primo occhio è fatta, si torna su secondo occhio e si va alla stessa operazione, si torna qua su selezione ellittica, a questo punto si deve scegliere aggiungere la selezione corrente, se no va via la selezione che abbiamo fatto all'occhio precedente. Si lascia quindi fisso 1 a 1 e si dal centro, si parte quindi dal centro e si crea un cerchio, che poi lo possiamo posizionare meglio, se gli occhi non sono molto grandi non occorre essere precisissimi, però questa è, diciamo così, la selezione. Facciamo come in precedenza, andiamo sulla seconda selezione, la seconda la selezione a mano libera e stavolta si seleziona, sottrae la selezione corrente per togliere la parte della ciglia, questo, quindi si seleziona a mano libera la parte della ciglia, poi si va in alto, si torna indietro, si va su invio, e poi eventualmente si toglie anche un po' quello che rimane fuori dall'iride in questo modo si ha su invio e questo è fatto adesso si va su ctrl shift il lungo per avere l'immagine a tutto layout come vedete ci sono i due occhi selezionati a questo punto ci cl clicchiamo sopra al, al livello degli occhi colorati destro del mouse e andiamo su aggiungi maschera di livello qui si lascia la spunta selezione chiaramente l'importante è togliere la spunta qua a inverti maschera se no si, si, si maschera tutto l'esterno invece si deve mascherare proprio l'interno quindi se c'è la la spunta inverti maschera va tolta l'importante si lascia selezione se asso aggiunge, qui verrà aggiunto la maschera, la maschera sarà di colore nero. Ecco qua, come vedete, è tutta di colore nero con due soli gli occhi bianchi, cioè con le due selezioni bianche. Possiamo anche aumentare, andiamo su questa freccettina piccola piccola qua su. Poi andiamo a dimensione anteprima e mettiamo magari molto grande. Come vedete, si vede bene adesso. E adesso dobbiamo impostare il colore degli occhi. Dopo aver fatto tutta questa operazione, bisogna eliminare la selezione. Quindi si va su seleziona, niente, si va quindi sempre con questo selezionato, cioè con il livello dell'immagine selezionata, si applica il colore che verrà applicato soltanto alla maschera, quindi agli occhi. Si va quindi su colori, tonalità saturazione, questa è la di configurazione in genere viene selezionato principale possiamo agire su tonalità per esempio diminuire la tonalità oppure aumentare la luminosità vedete Ci, oppure la saturazione si può agire su un singolo colore per esempio sul, sul verde aumentiamo la luminosità e la saturazione oppure si può agire sul blu si possono spostare sulla sinistra o sulla destra quello della sonalità, quello della luminosità e quello della saturazione. Si può selezionare anche un singolo colore, per esempio il blu, per esempio. Si può aumentare la, la saturazione del blu. Essendo il colore degli occhi della ragazza completamente neri, il risultato non è entusiasmante. In questo modo si possono cambiare, come vedete, i colori, si può anche vedere la differenza tra quelli nuovi, i colori degli occhi eh, modificati e quelli vecchi, togliendo la visibilità alla, a livello sovrastante. E come vedete c'è la differenza tra di colore tra l'immagine iniziale e quella finale. Possiamo solamente cambiare e possiamo agire su questi, su questi strumenti su questi cursori per trovare la colorazione, in più si possono trovare anche delle colorazioni piuttosto strane naturalmente, quando abbiamo trovato il colore che ci piace, che come vedete in questo caso è un colore piuttosto improbabile, si va su ok per applicare la modifica, quindi chiaramente si, se si leva la visibilità si vede gli occhi originali, si vedono quindi quelli invece modificati, per esportare si può destro del mouse fondi, livelli visibili, fondi, poi si va su file, esporta come occhi colorati, si seleziona la cartella di destinazione, si lascia jpeg come formato, si va su esporta, quindi si imposta la qualità massima e ancora su esporta. Si attende la fine dell'esportazione, poi chiaramente l'immagine potrà essere visualizzata facendosi sopra un doppio clic. In questo modo, come vedete, il risultato è veramente interessante. E questo è tutto, alla prossima volta.